hai pagato i bollettini, le tasse, tutto a poco, vabbè, allora possiamo iniziare. Sono particolarmente onorato di conferire il titolo, con l'approvazione ministeriale poc'anzi detta, la laurea magistrale honoris causa al neolaureato Sergio Fontana. Complimenti. Innovazione, governance e sostenibilità, il caso PharmaLabor, laurea honoris causa per Sergio Fontana, presidente di PharmaLabor SRL e di Confindustria Puglia. Conferirla all'Università degli Studi di Bari e il corso di laurea magistrale in innovazione, governance e sostenibilità del Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa. La cerimonia, alla quale hanno partecipato le massime autorità civili e militari del capoluogo, è stata aperta dal rettore Stefano Bronzini, che, approfittando della presenza del governatore Michele Emiliano, ha fatto una digressione sull'autonomia differenziata. Anche nel periodo di pandemia noi ci confrontavamo sulle scelte che erano poi prese in autonomia. Bene, l'autonomia differenziata potrebbe togliere questa autonomia, anche di dare un titolo come quello che stiamo dando oggi al nostro neolaureato, se passa l'esame naturalmente. Dopo la laudatio della professoressa Laura Di Cuonzo, coordinatrice del corso di laurea, la Lectio Magistralis del presidente Fontana, che ha colto l'occasione anche per annunciare una nuova collaborazione tra la sua PharmaLabor e l'Università di Bari. Su un ecosistema dell'innovazione che proprio in accordo con l'Università stiamo creando e che darà posto ad altri 54 giovani ricercatori, quindi sono estremamente felice della collaborazione con la mia Università. Il messaggio per i ragazzi è: si può fare, ce la possiamo fare se puntiamo sul lavoro, sullo studio, sul sacrificio.